Sbarcalleni, bentornati in questo nuovissimo video YouTube. Mi sono svegliato sul T-Max, ho avuto la geniale idea di imparare a impennare proprio oggi. Nella mia vita ho provato pochissime volte a farlo, quando c'avevo un piccolissimo scooterino. Come avete visto non ero tanto bravo, però oggi voglio fare il salto alle stelle e provare direttamente col T-Max. Tutto questo, barcallini, non posso farlo da solo, quindi ho deciso di chiamare il mio amico Ibra di portarmelo con me, così sarà lui il mio giudice. Adesso, barcallini, andrò da lui e ci vediamo direttamente quando saremo sotto casa sua. Barcallini, sono arrivato nella zona di Ibra, abita esattamente qua, adesso lo stiamo aspettando. E... sei arrivato! Oggi cos'è che andiamo a fare? Sei pronto? Cosa facciamo? Oggi voglio imparare a impennare. Giura? Voilà. Col T-Max? Col T-Max. Secondo te quante impennate riesci a fare oggi? Io spero almeno una. Io spero per te che lo alzi almeno di qualche millimetro. Non ci vuole niente ad alzare di un millimetro. Prendo adesso. No, sarà troppo pesante, sincero. Bello sto casco, dove l'hai preso? È il tuo. È quello che ho scordato da te? Sì. E dov'è la visiera, fra? L'hai già rotto? No, me l'hai dato così, mi sa. No, dai, sali. Salgo? Fra. E ricordati, fra, qua le scarpe si sciolgono, quindi devi stare attento. 3, 2, 1. Olle! Sai già dove andare? Sì, sì, tranquillo. Il posto in cui andremo, nessun maranza ha mai provato a impennare in un posto del genere. Vai, andiamo. Però quando arriviamo, io spero tu sia a posto con la legge. Che senso? No spoiler. Partiamo. Fra, non sono mai stato così tanto civile. Ma perché probabilmente questo video te lo potrebbero guardare i poliziotti. A me sincero non frega, facciamo un po' di slalom. E lalla. Andiamo dritto di là. Oh, comunque ogni volta che prendo Ibra dietro come passeggero guido troppo bene. Invece da solo vi farò vedere ovviamente, barcallini, sono pazzo. Oh, meno male che la gente mette le frecce. Pensa un po', se non avessi messo la freccia. Adesso, barcallini, vi faccio sentire quanto fa casino il mio scarico. Ascoltate un po'. Siamo quasi arrivati. Guarda che fortuna, ci abbiamo anche il rosso. Tu veramente vuoi venire lì? Dietro la polizia? Dietro la questura, esattamente là nel parcheggio, mi metterò a impennare. Comunque, c'hai del coraggio, eh. Bisogna rischiare comunque. Anch'io voglio essere un maranza figo che impenna. Guarda davanti alla polizia, è peso, eh. Tranquillo! La questura è qua e noi impenneremo di là, sperando di non finirci dentro, ovviamente. Giriamo a sinistra ed è esattamente questo il parcheggio in cui impareremo a impennare. Ci sono i vigili del fuoco. Oh sai? Mio Dio. Guarda, ci sono i vigili del fuoco. Secondo me oggi il T-Max esplode. No, no, fra, ma che? Ma ragazzi, se imparo a impennare farò una clip dove li salgo sopra col coso, come su GTA. Questo barcallino è il parcheggio dove impareremo a impennare. Riscaldiamoci. Non ci credo, c'è la polizia, bro. Di già, fra? Bro, c'è neanche il tempo di iniziare, fra, già è arrivata la polizia. Vado a chiedergli se sanno impennare. No ragazzi, guardate bene, hanno già fermato una macchina. Non gli chiedo più niente, né se sanno impennare né niente. Sta entrando anche la seconda pattuglia là in fondo. Facciamo finta di niente, dai. Là in fondo c'è una pattuglia, una moto, i vigili del fuoco. Noi con la moto, con niente di legale, e la questura che ci sta attendendo. Mi sa che dobbiamo andare. No, no, facciamo finta di niente. La polizia è esattamente là davanti. Io spengo la moto e aspettiamo che vadino via. A few moments later. Ibra, Ibra, finalmente se ne stanno andando. E adesso si decideranno le sorti di questo T-Max qua. E impareremo finalmente a impennare. Ma la vera domanda è: quante volte cadrà Zrek? Quanti T-Max dovrà spaccare prima che dovrà iniziare a fare un'impennata? Oggi punto ad impennarlo almeno di un millimetro. Mettiamo il casco. Intanto i treni passano qua. Chissà quante persone ci saranno che non hanno il biglietto là sopra. Ma torniamo a noi. Mettiamo il telefono qua. E saliamo sul T-Max. Ah, siamo finalmente pronti, barcallini. Scendiamo dai cavalletti, accendiamolo, premiamo qua il menu, ci si aprirà questa schermata qua. Andiamo sui controlli di trazione, clicchiamo e li disattiviamo, perché ovviamente, barcallini, quando si impenna buttando giù tutto il gas e se ci sono i controlli attivati farà perdere di potenza il motore e non riusciremo a tirarlo su. Ma ovviamente io non sono un meccanico, sono più per la pratica, adesso vi farò vedere. Minima sgasata e si prova quasi ad alzare. Possiamo iniziare visto che non ci abbiamo nessuno nei paraggi. Oh, è pesante, comunque. Troppo difficile, troppo pesante. Non... No, 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 no. Come fanno le persone ad alzarlo? Lo bloccano in mezzo alla strada. Io semplicemente... No, troppo pesante.
Ce l'ho fatta, forse ce l'ho fatta. Ovviamente ragazzi vi dico solo una cosa: le elaborazioni ce ne sono pochissime, non basatevi sul sound che sentite tar, tar, tar. Abbiamo uno scarico G-Cossa, variatore Polini e basta, finita qua. Quindi non ditemi ma mi mo mu, niente ragazzi, io ci sto riuscendo con le mie forze. Andiamo. Mi sono gasato per niente ragazzi, troppo pesante. Oh my god, forse devo sbracciare così e col culo tornare così. C'ho mezzo pieno. Non immagino quanta benzina dovrò mettere oggi, perché a questo T-Max succhia troppo. Andiamo di nuovo. Impennare non è solamente prendere il manubrio così e tirare, tirare. C'è tutta una tecnica prima. Io adesso sto provando a impennare tirando totalmente così, ma è sbagliato, perché se metto troppa potenza finisco per schienarmi con la schiena. La tecnica qual è? Acceleratore, gambe posizionate, un dito sul freno e provare. Però non l'ho tirato su, ma la tecnica è questa. Ancora. Forse si è alzato ragazzi. Non riesco ad alzarlo, non so perché. Ibra, adesso non ce la faccio più. È il momento di riposare e fare un po' di teoria. A posto. Vai, staccati. Si è alzato di così. Però da così a così, però ce ne vuole. Comunque piano piano, cioè nel senso, adesso non è che dobbiamo farlo arrivare su Marte. Ah, ma io contavo di fare già l'impennata perfetta. Oggi così ti raccompagnavo a casa in impennata, fra. Adesso ci accompagnavi direttamente in questura. Ma ritornando al discorso di prima, io sono tanto bravo nella teoria, però nella pratica faccio schifo. Adesso vi faccio vedere delle teorie che ho studiato guardando i miei amici che impennano. Guardate un po'. Tecnica numero uno, quella dei principianti che sto usando io. Mano destra sull'acceleratore, anche perché non può impennare con la sinistra. Un dito sul freno per evitare di schienarci. Fare un salto e tirare tutto indietro. Come vedete, semplicemente da seduti, un minimo di risultato c'è. Tecnica numero 2. Aprire le pedane, metterci i due piedi dietro e mentre stai andando, come nella tecnica numero 1, tiriamo tutto indietro. Esattamente in questo modo qua. Tecnica numero 3, quella dei professionisti. Mentre stai andando in mezzo alla strada, dun, 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 apri una pedana, alzarti in piedi, mettere il piede destro dietro, ginocchio appoggiarlo sul sellino, trovare il giusto equilibrio e tirare. Ma tutto questo mentre stai andando? Esatto, mica da fermo. Esatto. Però come vedete queste sono solo parole, io vi dico semplicemente in base ai video che ho studiato. Tecnica numero 4, sempre da professionisti, quindi non ci proveremo oggi. Mentre stiamo andando, alzarci in piedi. Questa volta non metteremo solo il piede destro dietro, ma metteremo anche il sinistro. Esattamente così. E mentre vai, tiri. Questa qui è troppo difficile, non ci proverò mai. Tecnica numero 5, ragazzi. Non vi farò vedere né punti né niente. Si fa esattamente così. Stai andando, salti e tiri. No, aspetta, scusa, non ho capito. Non hai capito bene? No, non ho capito. Dai, ti farò vedere i punti. Acceleri come sempre, okay. Dito sinistro come sempre sul freno, ti alzi velocemente, metti il piede destro dietro, nel momento che salti, questo ci tiri indietro e acceleri. Sincero, sarebbe troppo bello impennare. Ma se uno è bravo ad impennare in bici, è più propenso a impennare in moto? Di sicuro sì, perché c'ha già un po' di equilibrio. Però, come sapete bene, bici pesano 15-20 kg. Questo vascone qua pesa 200 kg, fra. Ho cambiato casco, barcallini. Proviamo un po' tutte le tecniche di prima. Essendo che sono Maranza, partirò diretto dalla più difficile. Ragazzi, ci vuole troppo equilibrio, è troppo potente. Facciamoci un giretto in questa posizione, così siamo già allenati per quando saremo professionisti. Vabbè, torniamo a noi. Sono arrabbiato, tutti in penna, non fanno i fighi e io no. Non so se rende dal video, ragazzi, ma a me sembra di alzarlo, ragazzi. Non mi
sembra così tanto difficile. Almeno alzarlo, poi vabbè, avere il controllo è qualcosa di un po' più diverso. Facciamo una pausa, dai ragazzi. Stanno uscendo fuori dei calli assurdi. Cosa ti hanno detto questa volta? Basta problemi, smetti di impennare. Ragazzi, avete visto bene, la polizia mi ha fermato. La challenge finisce qua. C'avevo davvero tanta voglia di imparare a impennare. Dai, in un giorno i risultati sono più che buoni. Per essere partito che non sapevi alzare il motorino, partito da non saper niente ad alzarlo un minimo, va bene. Sei arrivato praticamente a tipo una lattina. Dai, diciamo che così è buono come risultato, no? In ogni caso, Barcallini, il video finisce qua. Accetto più che volentieri ogni tipo di consiglio che mi vorrete dare, perché io di impennare c'ho davvero tantissima voglia. Vi saluto. Vi chiedo di mettere un like, iscrivervi, condividere, e noi Barcallini ci vedremo al prossimo video, quando continueremo le impennate e saremo davvero capaci di farlo. Ciao Barcallini!